Ciao a tutti ragazzi, il mio nome è Nicola e bentornati sul mio canale. Se ancora non vi siete iscritti, vi invito ad iscrivervi. Oggi, a differenza degli scorsi video, voglio parlarvi di un altro concorso di cui sono stato partecipe, quindi vi parlo sempre della mia esperienza fin dal giorno zero ad oggi, di quando mi sono arruolato nell'esercito, appunto ho portato video nell'esercito. Oggi voglio portare un altro tipo di video che riguarda un altro concorso che magari a molti di voi può interessare. Negli scorsi video, come ho appena detto, ho parlato di esercito, quindi per chi è interessato a quello vi invito a guardare tutti i video dove ho spiegato la mia esperienza e su cosa potrebbe essere utile a voi. In questo video invece voglio parlarvi della mia esperienza del concorso Carabinieri 2022. Parto col dire che questo concorso l'ho fatto io perché mi interessava a me, quindi ragazzi non è che per forza se entrate nell'esercito dovete fare carabinieri, potete anche fare polizia, UFP4, ufficiali, sottufficiali, esercito, non è che per forza dovete fare come me che entrate nell'esercito per poi avere i posti riservati ai carabinieri, ma questo ne parleremo più avanti. Quindi ragazzi, questo video è per chi vuole fare carabinieri, non seguite per forza il fatto che se entro nell'esercito devo fare carabinieri, questo è semplicemente quello che ho deciso di fare io e quindi è una mia esperienza che vi racconto a voi per chi è interessato. Partiamo subito col dire che adesso le cose nell'esercito cambieranno, non è più UFP1 ma è UFI, ma in questo momento non mi sto interessando ciò siccome sono idoneo carabinieri e quindi non so neanche se ci saranno più i posti riservati nell'esercito, marina, aeronautica per i concorsi magari riservati carabinieri o polizia. Però partiamo subito col dire che i carabinieri, quando esce il concorso, quando esce il blocco di persone, esce sia per i posti riservati che per i civili. Quindi, per esempio, un 60% sarà per i posti riservati e un 40% per i civili. Quindi, anche per questo che io ho voluto fare la mia esperienza nell'esercito, ma anche per avere i posti riservati, giustamente. Gli iter concorsuali che portano all'idoneità dei carabinieri sono tre, ovvero la prova scritta, le prove fisiche e, come anche sapete, nel UFP1, per chi l'ha fatto, ci sono le visite mediche e le attitudinali, e però qua in questo caso c'è anche la commissione con il perito esaminatore e la commissione esaminatrice, che poi giudicherà l'idoneità o non idoneità. Partiamo subito con la prova scritta. La prova scritta avviene nel primo giorno di concorso, poi ovviamente sarà sempre a Roma. Ci sarà una banca dati che voi dovete studiare, poi ci saranno 100 domande e in base a quelle per militare dovete fare più di 51, almeno quest'anno è stato così, che poi vi porterà alle prove fisiche per chi supererà la prova scritta, giustamente. Dunque arriverete alle prove fisiche, che sarà un altro giorno, ovvero la corsa, il salto in alto e i piegamenti sulle braccia. Quindi niente di impossibile per chi comunque ha già fatto il UFP1, deve essere un minimo preparato, comunque chi è nell'esercito. Ci può stare che le prove fisiche le ritenga abbastanza facili, però ragazzi, non sottovalutate il salto in alto e la corsa, soprattutto perché il chilometro in 3,55 sesso non erro, non è così facile per chi non è allenato, e soprattutto il salto in alto andatelo a provare perché non è scontato, visto tanti ragazzi che sono stati sbattuti fuori dal salto in alto, nonostante sia una misura non troppo alta, però bisogna comunque provarla, quindi non andatela alla cieca. Una volta superate anche le prove fisiche, dopo, a differenza di polizia che si fanno subito il giorno dopo se sarete idonei alle prove fisiche, dopo qualche mesetto, a me è capitato un mesetto mi pare, verrete convocati ai quei 3 giorni che sono di visite mediche, prove attitudinali, perito e commissione, che quella è la cosa più importante che vi giudicherà poi se siete idonei o non idonei alla fine di tutto l'iter concorsuale. Una cosa a cui voglio dare molta attenzione e un buon consiglio a voi è che quando superate le prove fisiche mettetevi subito avanti nel fare gli esami del sangue, le visite che ci sono da portare, se adesso non mi ricordo bene l'audiometrico e poi le altre adesso non mi vengono in mente, però ragazzi fatele subito una volta che sapete che siete idonei, perché come sapete c'è da aspettare qualche giorno, magari anche qualche mese per eventuali prenotazioni, quindi mettetevi subito avanti e non andate là a mani vuote che poi vi mandano a casa e insomma avete perso un concorso perché non siete riusciti a fare in tempo a fare le visite mediche a casa vostra. Mi sembra una cosa assurda, quindi ragazzi subito a essere pronti a fare le visite mediche, ma prima, come ho detto, allenatevi, mi raccomando, sulle prove fisiche. Una volta arrivati a questi 3 giorni che sono fondamentali per il concorso, come ho già detto, ci saranno le prove e le visite mediche e gli accertamenti attitudinali, quindi con lo psicologo, col perito e poi alla fine di tutto con la commissione che giudicherà, come ho detto in precedenza, l'idoneità o non l'idoneità. Quindi quello che vi voglio dire è non andate lì in panico, dire oddio, non ci vedo bene, quindi verrò scartato, oddio, come faccio se ho un problema che al cuore non arrivo qua. Ragazzi, non fatevi tutti questi problemi, come ho già visto in tanti video che mi arrivano domande di questo tipo sotto i commenti, io non sono né un dottore né un perito esaminatore, quindi non state lì a fasciarvi la testa, come si dice, ma andate là, prendete la palla al balzo, sfruttate l'occasione e come andrà andrà. Poi
non state lì a farvi mille domande, che poi magari dite no vabbè, ho questo problema, non mi presento neanche al concorso. E no ragazzi, allora tanto valeva che non ti presentavi neanche alle prove scritte. Quindi se credete veramente in una cosa, andate là e riuscite ad arrivare fino in fondo, bene, è una cosa buona. Se non riuscite perché avete eventuali problemi, ragazzi, ci avete provato, niente da dire. Per chi ha già fatto l'UFP1, lo psicologo è tra virgolette la stessa cosa dell'UFP1. Poi c'è il perito e la commissione che giudicheranno anche su domande più precise nell'arma dei carabinieri, e anche perché giustamente non è che tu vai a fare un concorso carabinieri e poi non sai neanche di cosa ti stai ruolando, da come è fatta l'organizzazione dei carabinieri, cosa fa un carabiniere, cioè. Quindi ragazzi, se andate là senza sapere niente, giustamente la domanda verrà spontanea, diciamo, ma cosa si sta ruolando a fare questo nei carabinieri se non conosce niente dei carabinieri? Quindi non fate i cani morti, magari informatevi, studiate qualcosa, e se volete veramente entrare nei carabinieri in una determinata organizzazione, magari preparatevi anche su quella, perché le domande saranno giustamente, la domanda fondamentale di tutto sarà perché vuoi fare il carabiniere e dove ti ci vedi nell'arma dei carabinieri, ecco. Una volta arrivati in commissione, l'ultimo giorno per i militari sarà in drop militare, giustamente, per i civili invece vi consiglio di mettervi almeno in abito, giustamente. E arrivati in commissione, dove troverete tre ufficiali, e il militare giustamente farà la presentazione militare e il civile invece no, e lì sarà una commissione, l'unica cosa è stare tranquilli e rispondere alle domande con sincerità e tranquillità, anche perché, come non ho detto però adesso ve lo dico, per i militari, anche che ormai lo sapranno, c'è il test del Minnesota al primo giorno, che quelle domande, quel fascicolo ve lo porterete avanti fino alla fine dell'iter concorsuale, quindi siate sinceri, rispondete soprattutto con intelligenza e pensando a quello che dite. Una volta finito tutto, aspetterete qualche ora e vi verrà dato il giudizio, che sarà l'idoneità o non idoneità. E questo è tutto l'iter concorsuale. Quindi se avete domande, fatemele nei commenti, perché come sapete rispondo a tutti. Ovviamente, come ho già detto, non fatemi domande troppo specifiche su le visite mediche o le domande che fanno. Uno, perché non voglio rispondere, giustamente, perché non mi sembra una cosa lecita. Due, perché come ho già detto anche, non sono un dottore, non sono un perito esaminatore. Però se avete domande sulle visite che dovete portare o cose del genere, vi posso rispondere tranquillamente. Vi auguro un in bocca al lupo sia per i militari che faranno concorso con i posti riservati, fino a che ci sarà tempo, adesso con l'UFI non so come cambieranno le cose, ma anche per i civili che comunque giustamente si stanno buttando in questo concorso di una forza armata. Vi auguro un in bocca al lupo e di mettercela tutta, soprattutto nelle prove fisiche e nella prova scritta, e dopo quello che succederà, succederà. Quindi ragazzi, in bocca al lupo a tutti, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!